Bentornati alla CRE. No, non ve lo dico, vabbè, ma tanto già l'avete capito, alla FG Fail. Allora. Abbiamo fatto un sacco di, come si dice, di cactus, ma sta farma sta diventando un po' troppo molesta, quindi abbiamo bisogno di una bella pala che abbiamo qui, e abbiamo bisogno di legna perché ho assolutamente assoluta necessità di spostare quelle cazzo di cose, quindi qua io purtroppo ho finito spazio, dobbiamo trovare un modo per organizzarci lo spazio, ma io già ce l'ho un modo, ma non possiamo farlo ancora perché è ancora presto. Quindi vado a tagliare un po' di legna con questa accetta di pietra. Ma vabbè. Comunque vado a tagliare un po' di legna e torno. Il tempo di... Vediamo un pochettino dove possiamo andare. Di là. Là sembrano esserci parecchi alberi. Vado a caricarmi di legna in modo da espandere un pochettino quel recinto perché è veramente troppo troppo vicino alla... lì pure ci sono degli alberi. Ok, andiamo a disboscare questa montagnozza. Che dovremmo avere abbastanza di questi cosi per fare delle stramaledette staccionate e spancolare un po' di mucche che mi servono per carità, però insomma fanno troppo bordello. Ok, allora le fence ce l'ho, andiamo di qua e cominciamo ad allargare, così ce le spostiamo e poi le... Che palle, però devo fare il doppio... Vabbè, stavolta non faccio il doppio coso, ma sti cazzi. Ok, qua già è più silenziosa la cosa, quindi direi che possiamo spostarle tranquillamente qui. L'unica cosa è che ho bisogno di chiudere sta parte qua. Pensavo fosse più veloce la... pala in emerald, invece mi sbagliavo. Vabbè, fa niente. Allora, copriamo un attimo i buchi. Dove stai? Dove stai? Dove stai? Dirt. Cazzo. Perché deve stare vicino casa, sta stronza? Vattene di là. Ok, volevo tagliare sto pezzo, ma adesso il rischio di crepare. Almeno registro. Dai, vattene a fanculo. Cioè, guarda che merda. Devo aver terrore io. Dove sta? Non la vedo più. Vai. Ok, io cerco di continuare il mio lavoro. Mamma mia, non rompe i coglioni. Volendo mi potrei anche allargare in modo da allontanarle ancora di più. Anche perché lì vorrei farci dell'altro. Oddio, quella rana di merda. Pensavo fosse la cosa. Mi sono andato un po' troppo di là, ma vabbè. Ok, quindi adesso in teoria io posso far spostare queste. Adesso sono libere. Così, se vengono di qua, brave, venite tutte di qua, e poi le chiudo, e non dovrei avere più problemi. Il problema è farle venire tutte di qua. Ma volendo le potremmo anche ammazzare, perché tanto ne abbiamo abbastanza. Anche perché lo scopo è morire loro. Quindi, vabbè. Scusatemi se ogni tanto faccio il... Vai, via, via, via. Tutte fuori, su, su. Allora, chi non esce fuori verrà ammazzato, quindi vedete voi se vi conviene fare stronze. Via, via, via. Dai, che di là è pure più bello largo così che si sta meglio. Quante ne sono rimaste di qua? Ci stanno i piccolini, mi dispiace però. Di là, su, forza. Pare che me sto a inculare le mucche, però vabbè. Ok, abbiamo capito, dai. Di là. E chi è dentro è dentro, chi è fuori si fa in culo. Vai. Ok, piccolino, muori. Mi dispiace più che altro perché non mi ha dato niente. Vediamo un po' se è più sopportabile. Si sentono, però si sentono molte di meno. Però intanto abbiamo delle golden apple di quelle inciantate, vedete?
C'è una bella differenza tra una e l'altra, tra l'altro c'è un EMC veramente altissimo. Ottimo, abbiamo anche parecchia raw beef, quindi io direi di smezzarla e di metterla qui, intanto abbiamo pure del cibo. Adesso abbiamo l'altro problema, ossia quello delle chest. Perché sti cacchio di chest? Ah, oh, sentite che pace, che meraviglia. No, era diventata una cosa insopportabile. Allora, abbiamo il problema delle ceste e abbiamo anche il problema del legno. Abbiamo abbastanza problemi con il legno. Quindi io direi che qui bisogna farci l'equipaggiamento. Ma prima abbiamo una missione, ragazzi. Abbiamo una missione. Sì. Allora, vediamo se riesco a buttare dentro qualcosa. No, ok. Vabbè, mi tengo sta roba addosso. Vado a prendere un altro po' di legno, però mi servirebbe un attimo una ascia. Con questa ci faccio cazzi, quindi mi serve un'ascia. Non c'era un'ascia perfetta, un Ironax, ecco, quella che mi serviva. Togliamo questo e vado a fare un altro pochettino di legno. Perfetto, allora siamo andati a dormire perché sennò qua si crea il panico. Allora ho fatto delle chest, intanto ho preso della legna, devo spostare sto cazzo di letto. Allora, se non ricordo male, se io prendo una chest e ci metto dell'iron attorno, diventa una iron chest. Quante ne riusciamo a fare? 1, 2, 3. Sono poche. Vabbè. Prendendo l'iron chest e mettendoci del gold ingot, però è possibile che ce n'ho uno solo. Vediamo un po'. Lì ho altri 7 ferri. No, ragazzi, mi serve del gold. Vabbè, facciamone uno intanto, dai. Così intanto risolviamo un mezzo problema. Prendiamo il gold e ci facciamo una bella gold chest. E poi, siccome abbiamo un po' di diamantozzi, anche se non è che ce l'abbiamo proprio tutta questa enormità, ci facciamo una bella diamond chest. No. No. Ah, due diamanti e glass. Ah, meglio. Effettivamente era un po' troppo dispendiosa. Io il glass ce l'ho. Quindi glass, due diamanti e una bella gold. E abbiamo la diamond chest, che dovrebbe essere quella più capiente. Adesso, eccola qui. Purtroppo io questa la volevo usare per altro, però non ho il gold ingot, quindi ci attacchiamo alla pippa. Allora, vediamo come si fa l'hopper. Se non sbaglio ci vogliono tre ferri. Ah, cazzo, 1, 2, 3, 4, 5 ferri. Io ce n'ho, vediamo un po', 4. Però ce ne avevo altri qui, ok, 7. Tra l'altro c'ho anche del ferro da smeltare qui. Smelta tutto, ok. Che stava a fa? Ok, chest, l'ho messa qui. Bella quella chest, occupa poco ed è eccezionale. Una volta gli hopper si facevano un po' più facili, comunque vabbè. Prendiamo l'hopper e lasciamoci la chest, però io dovrei le iron chest, a sto punto almeno queste me le piglio. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una cosetta e la facciamo da qualche parte di qua. Io direi, vediamo qua com'è sto buco. Non mi piace. Questo invece mi piace. Quindi io farei così. Tra l'altro c'è del ferro lì. Quando c'è del ferro, bisogna raccogliere il ferro. Vieni qua. Vieni qua. Tutto qui? Vabbè. Allora, adesso vi faccio vedere cosa ho intenzione di fare. Il problema è che io non so farlo. Quindi sono una pippa a fare queste cose. Quindi adesso io ci proverò a fare questa cosa, ma non sono sicuro di riuscirci. Tra l'altro, mi servirebbe della. Se togli la terra da sotto alle mucche, così escono. Ok, allora vediamo un attimino di recuperare un altro po' di questa. Di dirt. Perfetto. Allora, ragazzi, io non sono molto buono a fare le costruzioni, a fare gli impianti, a fare altre cose, però diciamo che mi sto impegnando, ci voglio provare. Allora, se non sbaglio, dovrebbe essere così. Perché
Perché 1, 2, ma sarà veramente così? Boh, comunque, Iron Chest qui. Come cazzo ci accedo io all'Iron Chest però da qui? Per la gioia di Kika lo faccio anche asimmetrico, faccio anche il tutto in maniera asimmetrica. Bene così. Allora, in teoria però è sbagliato perché io qua dovrei metterci più di un hopper. Oh cazzo, come si fa? Boh. Ma vabbè, io ci sto provando, ragazzi, ci sto provando con tutto il cuore. Quindi, visto che abbiamo in quantità industriali il wood, io farei così perché io non so se quello che voglio fare rimane poi come si dice? Andiamo qua. Non so se rimane incastrato nelle fence, quindi per sicurezza io farei questo. Allora, così. Così. Che ho paura che scappa, quindi gli farei proprio una bella cosetta così, solo che è troppo grande perché c'è solo un hopper. In teoria bisognerebbe mettere tante chest con tanti hopper e qualcosa che spinge la roba. Ma io non so bravo a fare queste cose, quindi eviterò. Quindi facciamo così. Così, così. Io credo che ci basti, sì. Allora, siccome sono uno stronzo e ho fatto tutto questo, ma vi ripeto, non sono bravo. Bisogna farlo molto più piccolo sto lavoro. Quindi così. Così. Mazza che merda. Così. Così. E così. Allora io adesso lo faccio così. Poi magari dopo si ingrandisce un po' il discorso. Perché veramente, ragazzi, io non so se sto facendo il tutto nella maniera corretta. Perché l'ho visto fa tempo fa in un video. Ma tempo fa, quindi non credo di saper replicare la stessa cosa, però faccio a modo mio e vediamo se funziona. Allora, qui va chiuso e anche qui va chiuso, perché in teoria io qua ci devo accedere da sotto, quindi devo fare un lavoro del genere ed accedere solo alla chest, perfetto, credo. Allora, chiudiamo qua. Se non qua me ne cado, ecco, faccio lo stronzo, quindi. Allora, quindi qua abbiamo questo lavoro qui e qui bisogna chiudere anche in altezza e bisogna avere un modo per accedervi, quindi ci facciamo una scaletta così in modo da poter controllare quello che succede. Dopodiché, sempre se funziona, e io lo spero perché altrimenti spreco uno di questi cosi. Dobbiamo prendere l'acqua e un bel. Titanium. Motra, Large Worm. Dove cazzo stai? Eccolo! Un Easter Bunny. Allora, si prende l'acqua. Io che vi spiego. È bello, io che vi spiego le cose come se le sapessi fare. E prendiamo l'Easter Bunny, che è un coniglio che spunta solo il giorno di Pasqua, ma che si può trovare come dry egg. Quindi in teoria possiamo fare questo. No, non possiamo farlo. Dove cazzo è spawnato? Dall'altro lato è spawnato. Non ci posso credere. Allora, bello. No, ma guarda dove sei andato in. No, ma. Io non ci posso credere. Vieni qua. Cazzo vuoi, la carota? Cosa vuoi? Vieni qua. Coniglio di merda. Questo scappa, mi sa. Quindi se vado di qua, in teoria. Jesus Christ. Dove cazzo sta adesso? Dove sta? Non lo vedo più. Boh,
Mi è scappato. Eccolo, eccolo. Chiudi, 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 chiudi. Ok, allora tu. Guardate quanto è stronzo. Quindi scappa dal lato opposto. Oh no, no, mi è scappato il coniglio. Cioè, la cosa peggiore che potevo fare l'ho fatta, ossia far scappare il coniglio di merda. Dio buono. Non ci posso credere, raga. Bene, me ne rimangono tre. Allora, non ci posso credere. Allora, prendi l'acqua. Fai sta cazzo di cosa. Ok, abbiamo un nuovo coniglio. Magniamo. Chissà dove cazzo si è andato a infilare. Ma hai visto come cazzo è salito? Che stronzo. Allora, prendiamo una dirt, la mettiamo qui. Così io ti spawno il coniglio e ti tolgo la dirt. E mo ti fai in culo, coniglio di merda. Allora, vedete che la dirt rimane là. Che è sbagliatissimo. Quindi io farei un'altra cosa a sto punto. Sperando che non sale. Io lo rinchiuderei però. No, 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 no. Pezzo di merda di un coniglio. Dove sta? No, raga, mi è scappato un altro coniglio. Ma non ci posso credere. E come cazzo lo ribecco? Con la Critter Cage. Fermo, 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 fermo. Dove stanno? Dove stanno? Cristo santo. Sì, vabbè. Dove sta la Critter Cage? Dove stanno? Eccole. Vieni qua, stronzo di merda. Fottuto. Aia. Oddio, è notte. Cioè, raga, ma vi rendete conto di quanto sto rovinato? Cioè, FG fail tutta la vita proprio, tutta la vita. Pollice in su per i fail dei due conigli scappati. Allora, visto che quello stronzo fa lo stronzo con me, io faccio lo stronzo con lui. Quindi faccio una bella cosa. Ossia, lo rinchiudo proprio in 2 centimetri quadri. E voglio vedere se sto stronzo scappa un'altra volta. Allora, ci siamo, eh? Dove sta la Critter Cage col coniglio? Eccolo. Sperando che funzioni. Sbammete. E vaffanculo, mo non ti muovi da là. Non ti muovi da là. Anzi, te ne metto un altro. Boom! Chiuso! Devi stare chiuso lì dentro. Adesso comincia a cagare. Allora, Empty Critter, Spitbug. Ok. Allora, che cosa fa questo... Questo Easter Bunny fondamentalmente caga uova e caga uova di spawner. Quindi tutte le uova permettono di far spawnare della roba. Vedete, ha spawnato i nightmare, cioè ha cagato la cosa dei nightmare. Quindi questo più continua a star lì e più continua a caga uova. Il problema è che poi si riempirà questo qui. Quindi bisognerà fare un qualcosa con le ceste. Io dovrei avere un'altra chest. Non vorrei sbagliarmi, ma c'aveva un'altra chest. Eccola qua, un'altra iron chest. Quindi, volendo, potremmo fare un altro hopper. Magari con la chest. E far cagare alla chest. Sì, dammi questa. Far cagare alla chest. Però io non so se funziona, devo essere sincero. Che è qua sopra? Ma che spawnano qua sopra le uova? Questo caga talmente tanto. Cioè, ragazzi, The Prince. Abbiamo due uova di The Prince. È un Cliff Racer che non ho idea di che cosa sia. Se io faccio così e ce la butto qui, tu me le dai? No. Ok. Non funziona così. Allora bisogna andare forse un po' più in basso, cercando di non fare errori e liberare il coniglio. Ce ne andiamo un po' più in basso e mettiamo un altro hopper qui. Che va in un'altra chest. Ok, quindi qui scendono le altre uova. In modo che quando si è riempita questa, si spera magari che le uova di un certo... Cioè, diciamo, van... Emperor Scorpio.
Madonna, che figata. Insomma, è un sistema a cascata che prima o poi si riempirà e si bloccherà perché queste finché sono uguali vanno in stack. Poi quando non sono più uguali non vanno più in stack, quindi vabbè. Potrei metterci altri conigli volendo, però ho problemi comunque di chest. Già questo avete visto quante uova caga al secondo, quindi diciamo che così può bastare perché veramente c'è. Cioè, sta ancora lì, sì? No, perché non vorrei che. Tipo qualcuna la caga così perché giustamente qua c'è lo spazio. E vabbè, raga, non è perfetta, non ha aria, deve morire perché ha tentato di scappare 2 volte con lo stronzo di un coniglio di merda. Però diciamo che il risultato finale è quello che ci serve. Io per la roba estetica sono proprio il top. Vedete come ho sistemato tutto in una maniera più bella possibile. Però qua sembra essersi bloccato il discorso perché quanto abbiamoci sto ferro? Non fa mai male. E poi richiudiamo. Mi sembra che si sia bloccato. Una cosa mi preoccupa. Perché? Perché coniglio? Non stai cagando coniglio? Ah, però io avrei potuto farcelo in vetro, così almeno controllo che minchia sta facendo. Solo che la mia paura è che mentre io rompo e metto il vetro, lui scappa. Quindi potrebbe essere una cattivissima idea questa, ma siccome io sono deficiente, devo farlo. Allora, rompo col vetro direttamente e così lo piazzo subito, sperando di essere più veloce di lui. Ah, vedete, le uova stanno andando in alto, perché forse non funziona così stretto. Male, 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 male. Ti vedo, coniglietto di merda. Forse non dovevo chiuderlo in questo modo, però vedete che stanno spawnando tutte sopra queste bastarde di uova. Perché? Perché caghi uova in alto? Cagale in basso. Ah, però no. Ah, però qualcosa va. Quindi è tutta una questione di dove riesci a cagare. Abbiamo un what the fuck, un Ender Knight, un Medium Worm. Questa è tutta roba che ci potrebbe tornare utile nel momento in cui abbiamo la possibilità di avere un inventario un pochettino più potenziato. Comunque, ragazzi, metto un segnettino di spunta anche alla farm di uova, chiamiamola così. Io butto tutto qui dentro e ci vediamo al prossimo episodio.